Bene, completiamo la trattazione dell'equilibrio del punto materiale esaminando il caso del piano inclinato. Abbiamo già visto la volta scorsa che dico che un oggetto è in equilibrio se e solo se la forza risultante, cioè la somma delle forze applicate, è zero. Ok? In particolare, per esempio, abbiamo visto che se mettete per conto che questo sia il pavimento, qui c'è il nostro tavolo e sul tavolo mettiamo un libro, sul libro sono applicate almeno due forze. Una è sicuramente la forza peso, diretta verso il basso. E poi questa non può essere l'unica forza, no? Perché se fosse l'unica forza non sarebbe in equilibrio. Ma deve essercene un'altra che bilancia il peso, che normalmente viene indicata con la lettera R, ed è la reazione vincolare, la forza prodotta dal fatto che esiste il tavolo, che il libro è appoggiato sul tavolo. E il tavolo, in virtù della legge di impenetrabilità dei corpi, impedisce al libro di attraversarlo, per cui bilancia, o meglio lo sostiene, bilanciando e quindi annullando l'effetto della forza peso. In questa situazione le due forze, reazione più peso, danno risultante nulla. E lo sappiamo per quale motivo? Per il fatto che se io appoggio il libro sul tavolo e non gli faccio niente, il libro rimane lì dov'è. Cioè, se è fermo, continua a stare fermo. D'accordo? La stessa cosa se, per esempio, appendo, che ne so, un quadro al soffitto o il lampadario. Dimmi. Ma nel caso, scioccamente, mettiamo un peso che ad esempio il tavolo non viene, che non riesce a sopportare il In quel peso. caso si dice che il vincolo si rompe, letteralmente. Se metto un elefante sul tavolo, è chiaro che il tavolo si rompe. Perché? Perché la struttura interna ciò che mantiene il tavolo così com'è sono le forze di coesione, cioè le forze che esistono tra molecole e parti diverse del tavolo stesso. Queste sono legate da forze. È chiaro che queste forze non sono infinite. Se io applico una forza sufficientemente intensa, il peso dell'oggetto vince e quindi il tavolo si rompe. Ok? Però fin tanto che il vincolo funziona, che è in grado di bilanciare il peso di ciò che gli è applicato. La stessa cosa, stavo dicendo, succede se appendo qualcosa al soffitto. Mettete questa sia una corda, qui ci appendo, che ne so, un peso qualsiasi, anche in questo caso il peso viene bilanciato da una forza che in questo caso chiamo tensione della fune o del filo. Le due forze si bilanciano. Qui, se ho in gioco due forze sole, l'unica situazione in cui le due forze possono bilanciarsi, fatemela scrivere qua sotto, quindi la forza risultante è, per esempio, che ne so, il peso più la reazione vincolare. Questo deve essere uguale a zero. L'unico modo in cui questo può realizzarsi è che la reazione vincolare sia l'opposto del peso e viceversa. Due vettori danno risultante nullo solamente se l'uno è opposto all'altro. Ok? Con due forze solo applicate, l'unica situazione di equilibrio è questa. Questo invece non succede nel piano inclinato. Immaginate di avere il libro di prima appoggiato sul tavolo, di prendere il tavolo e di inclinarlo. Vediamo se riesco a farlo qua. Ecco, se il nostro piano è inclinato e qui sopra abbiamo il nostro libro. Che cosa succede? Beh, il peso è sempre una forza verticale. Ma stavolta la reazione vincolare del tavolo è una forza che impedisce al peso di attraversare il tavolo, però non impedisce al libro di scivolare sul tavolo, per cui la disegniamo perpendicolarmente al piano del tavolo stesso. E quindi stavolta non è più vero che il peso e la reazione vincolare sono opposti, ma
per cui non ho equilibrio. Quindi la forza risultante, che è data dalla somma peso più reazione vincolare, non è più nulla. Per mantenere l'oggetto in equilibrio ho bisogno di una terza forza. Ok? Quanto deve essere questa terza forza? Di quanto deve essere intensa e come deve essere orientata? Beh, lo capiamo andando a indagare un pochettino più approfonditamente il nostro piano inclinato. Lo ridisegno qua sotto. Questo è l'orizzonte. Questo è il nostro piano. Normalmente quest'angolo viene preso come indicatore dell'inclinazione del piano. Mettete che sia l'altezza H del piano. Ok? Prendiamo, fatemi disegnare un puntolino sul nostro piano. Ok? E su questo agiscono, ripeto, le due forze. La forza peso, che è questa, la quale non ha effetto perpendicolarmente al piano, perché come quando il libro è appoggiato sul piano orizzontale, il piano non si lascia attraversare. L'unica forza che il piano, il tavolo nel nostro caso, non è in grado di bilanciare è la parte del peso, fatemi disegnare, che ne so, in blu, parallela al piano inclinato stesso, questa parte qui. Questo è P parallelo, mentre la proiezione di P perpendicolarmente al piano, che è questa, viene bilanciata da R. La reazione vincolare, la disegno in rosso, bilancia P perpendicolare. Perché? Perché il libro non attraversa il piano, quindi la reazione vincolare è opposta alla parte del peso perpendicolare al piano. Se voglio mantenere l'oggetto in equilibrio, devo applicare una terza forza, chiamiamola F, che bilanci P parallelo, cioè la parte del peso parallela al piano stesso. Quindi D, qui devo mettere, mettiamola in viola, da questa parte una forza F che bilanci P parallelo. Quanto sono intense queste forze? Beh, fatemi ridisegnare qui il peso, qui sotto. Qui abbiamo il peso P. Qui c'è la parte del peso perpendicolare al piano. Cioè P perpendicolare. E questa è la parte del peso parallela al piano. Questo angolo, vedete questo triangolo, è un triangolo rettangolo che è simile a quello grande. Qui il cateto corto è opposto all'angolo alfa. Qui il cateto corto è opposto all'angolo alfa, quindi questo angolo misura alfa. Per cui, scomponendo P, il peso, nella direzione parallela e perpendicolare al piano, abbiamo che P perpendicolare è il cateto adiacente all'angolo alfa e quindi vale l'ipotenusa, che è rappresentata dal peso, per il coseno dell'angolo di inclinazione alfa, mentre P parallelo, che è il cateto corto, il cateto opposto ad alfa, vale l'ipotenusa per il seno dell'angolo alfa. Quindi se voglio bilanciare le forze, cioè se voglio fare in modo che valgano le condizioni di equilibrio sul piano inclinato, ok, non mi basterà che le due forze naturali, cioè il peso e la reazione vincolare, ma devo aggiungere una terza forza, quindi la forza risultante sarà data dal peso più la reazione vincolare più una forza che chiamiamo forza equilibrante. Abbiamo appena visto che la forza equilibrante deve essere della stessa intensità
è direzione della parte del peso parallela al piano, ma diverso e opposto. Ok? Per i motivi appena discussi. Quindi la lunghezza del vettore forza equilibrante sarà la stessa di P parallelo e quindi sarà il peso per il seno dell'inclinazione. Attenzione, fatemi ridisegnare il nostro piano inclinato. Se questo è l'angolo alfa, H è l'altezza del piano. Supponiamo che L sia la lunghezza del piano, quindi l'ipotenusa per capirci, allora il seno di alfa può essere anche espresso come H fratto L, per definizione di seno dell'angolo, come abbiamo visto a suo tempo. Quindi la forza equilibrante posso prenderla come il peso per l'altezza del piano diviso la sua lunghezza. Se preferite, ho questa importante oppure questa, sono equivalenti, e importanti sono anche queste, cioè le regole di scomposizione del peso lungo e perpendicolarmente al piano inclinato. Ok? Aggiungiamo qui, completiamo questa scrittura, diciamo questo è uguale a 0. Affinché questo sia uguale a 0 deve valere questa condizione. Ok? Esattamente, chi produce la forza equilibrante? Beh, potrebbe essere benissimo l'attrito. Ok? Certo. Oppure, che ne so, se il tavolo è liscio, devo applicare una fune, una tensione, o devo tenerlo con una mano, quello che preferite. Il punto nodale è che sul piano inclinato, in assenza di attrito, in assenza di una forza che non sia la reazione vincolare, che non sia il peso, l'oggetto non è più in equilibrio. Ok? Domande? Detto questo, vediamo se riusciamo a fare qualche esercizio. Ne prendiamo uno tutto sommato semplice. Allora, giusto per ritornare al discorso dei vincoli, vediamo l'esercizio 7. Dice: un lampadario di massa 3,5 kg, abbiamo la massa di 3,5 kg, è in equilibrio appeso al soffitto. Quindi qui abbiamo il soffitto, qui c'è la fune che sollecita il lampadario, qui c'è il lampadario. Ok? Sul lampadario quindi agiscono due forze, la forza peso e la tensione del filo a cui è appeso il lampadario, che è questa. La domanda è: disegna le forze, abbiamo appena fatto, calcola il modulo di tutte le forze disegnate. Beh, il peso vale G volte la massa, o M per G se preferite, quindi è 9,81 newton fratto chilogrammo per 3,5 kg, che ci dà 9,81 per 3,5 sarà 34,3 newton. La tensione del filo deve avere la stessa intensità del peso perché sono due vettori opposti, visto che sono in equilibrio, quindi la lunghezza del vettore tensione è identica a quella del vettore peso, quindi anche quella sarà 34,3 newton. O 34 newton se preferite approssimare all'intero. C'è una domanda, prego. Assolutamente sì. Questa è una virgola, vediamo se riesco a scrivere un poco meglio. Ok, e così via, sono tutti, questi esercizi sono tutti equivalenti. Proviamone un altro. Vediamo.
Proviamo il 15. Questo è sul piano inclinato, esercizio 15. Siamo a pagina 158. Dice: uno scivolo di un parco giochi è alto 1,8 metri ed è lungo L 4,5 metri. Su di esso si trova un bimbo che ha una massa M piccolo di 28 kg. Con quale forza deve afferrare il bordo dello scivolo per rimanere in equilibrio? Quindi qual è la forza equilibrante? Questo è il nostro scivolo, l'altezza H, lunghezza L, qui c'è il bimbo, il peso del bambino è un vettore verticale, a questo sono applicati anche la reazione vincolare R e la forza equilibrante F. Affinché la risultante sia nulla, è necessario che la forza equilibrante bilanci P parallelo, cioè valga quanto il peso per H fratto L. Quindi nel nostro caso la forza con cui il bambino deve tenersi sul bordo, in assenza di attrito ovviamente, è la massa del bambino per G per H fratto L. Quindi abbiamo 28 kg, se non ricordo male, sì, per 9,81 newton fratto chilogrammo, per l'altezza H che era 1,8 metri, fratto la lunghezza del piano inclinato che era 4,5 metri. Quindi la forza in newton varrà 28 per 9,81, questa è una moltiplicazione, per 1,8 diviso 4,5, 109,87 newton, che possiamo approssimare a 110 newton. Vedete qui i due, ecco, massa, metro e metro vanno via, chilogrammo e chilogrammo si semplifica, rimangono newton. Ci sono domande? Tutto chiaro? Vediamo se riusciamo a fare ancora un altro. Proviamo il 17, che è molto simile al precedente. Dice: per tenere in equilibrio un carrello della spesa su un piano inclinato lungo L che è 4 metri, 4,00 metri, e alto H che sono 0,75 metri, è necessaria una forza F che vale 92 newton. Qual è la massa del carrello? Allora, anche in questo caso disegniamo il nostro piano inclinato. Qui ho il carrello, questa è H, la lunghezza del piano inclinato. Anche qui la forza F necessaria a tenere in equilibrio il carrello misura quanto P parallelo, cioè quanto P per H fratto L. D'accordo? Quindi conosco la forza, conosco H su L, devo trovare P. E qui si tratta di invertire questa relazione. Questo manipolare le formule ha a che fare con le equazioni che ahimè non abbiamo ancora trattato, ma lo faremo a breve. Manipolare l'equazione significa risolverla, cioè riscrivere l'equazione in modo da avere la
quella grandezza che ci interessa a sinistra e tutto il resto a destra. Per fare questo uso un principio che è quello della bilancia, cioè se, immaginate che l'uguale sia l'ago della bilancia. La bilancia rimane in equilibrio, se lo è inizialmente, se quello che faccio a sinistra dell'uguale è identico a quello che faccio a destra. Ok? Qui abbiamo a sinistra la forza equilibrante, a destra ho il peso per H diviso L. Io vorrei avere P da solo. Allora, se qui P è moltiplicato per H, ok, e voglio che H non ci sia più, quello che faccio è divido per H a destra e a sinistra. Quindi moltiplico per 1 fratto H a destra e a sinistra. Questo si semplifica e questo rimane. Quindi ottengo l'espressione F fratto H uguale, scusatemi, questa è una P, AP fratto L. Per avere P a sinistra devo eliminare il denominatore, quindi devo moltiplicare per L a destra e a sinistra. Qui L si semplifica. E qui rimane, quindi a sinistra ho L fratto H per F che è uguale a P. Ma P vale M per G, quindi per avere la massa devo dividere ancora una volta per G. Quindi avrò 1 fratto G per F, per L diviso H che è uguale a MG per 1 fratto G. Questi due G si semplificano. E quindi la massa del nostro carrello vale L per F fratto G per H. E quindi la lunghezza del piano inclinato che era, non mi ricordo più, 4 metri. Per la forza con cui lo troviamo in equilibrio, 92 newton, diviso G, 9,81 newton fratto chilogrammi, e per l'altezza che mi sembra che fossero 0,75 metri, sì, 75 centimetri. Quindi otteniamo qui, metri e metri si semplificano, newton e newton si semplificano, rimane 1 fratto 1 su chilogrammi e quindi chilogrammi. Il valore numerico è 4 per 92 diviso 9,81 e il risultato ancora diviso 0,75. Sono 50,02 kg. Possiamo approssimare a 50 kg. Ci sono domande? Ok, quanto tempo ci rimane, scusate? A che punto siamo? 20 minuti. Benissimo. Allora, vediamo qualche altro esercizio. Questo era a livello facile, no? Sì, direi di sì. Possiamo vedere, per esempio, proviamo il 31. Esercizio 31. Esercizio 31. Dice un blocco di pietra ha una massa M che vale 15,0 per 10 alla 3 kg. 3 newton, scusate. Deve esserci qualcosa di sbagliato perché la massa non può essere in newton. Avranno stampato male, 10 alla 3 kg. Ed è in equilibrio su un pendio inclinato di 45 gradi. Calcola il modulo di F parallelo
del vettore componente la forza peso, quindi questo è P parallelo, e P perpendicolare. Cioè le due componenti del peso. Avevo una domanda nel problema qui. Dimmi. Ma non si poteva fare come altro metodo direttamente l'operazione inversa? Quindi se... Sì, certo, però in realtà i passaggi sono questi. Poi se uno lo fa velocemente, tanto di guadagnato. La procedura è questa. Cioè devi fare l'operazione inversa nell'ordine inverso se vuoi risolvere rispetto a una grandezza che non è esplicitata. Ok? Allora, per prima cosa calcoliamo il peso di questo blocco, il peso P che vale la massa per G, quindi 15 per 10 alla 3 kg per 9,81 kg, newton su chilogrammo, scusate. E quindi qui abbiamo 15 per 9,81 che fa 147 per 10 alla 3 newton, che scriviamo in notazione scientifica 1,47 per 10 alla 5 newton. Questo è il peso. Dopodiché la parte del peso parallela al piano inclinato vale P per il seno dell'angolo alfa, che è 45 gradi, quindi vale 1,47 per 10 alla 5 newton per il seno di 45 gradi. Questo numero, questo è un angolo notevole, è radice di 2 fratto 2. Quindi questo vettore ha una lunghezza di 47 per il seno di 45, 1,04 diciamo per 10 alla 5 newton. P perpendicolare vale P per il coseno dell'angolo alfa, essendo l'angolo di 45 gradi, il seno e il coseno hanno lo stesso valore, quindi 1,47 per 10 alla 5 newton per il coseno di 45 gradi, otterremo ugualmente 1,04 per 10 alla 5 newton. Ok? Ci sono domande? Molto bene. Vediamo se possiamo fare ancora uno. Ma più o meno sono tutti dello stesso tipo. Ah, questo è interessante, il 26. Allora, esercizio 26. Dice, un libro ha un peso P che misura 26,4 newton ed è appoggiato sullo scaffale di una libreria. Il perno dello scaffale cede e il ripiano si inclina di 25 gradi. Quindi adesso il libro si trova su un piano inclinato di 25 gradi. Per tenere in equilibrio il libro serve una forza F di 11 newton. Il coefficiente di attrito tra il libro e il piano dello scaffale è di 0,51, evidentemente l'attrito statico. Il libro scivola o rimane in equilibrio? Quindi la forza d'attrito è sufficiente a tenerlo in equilibrio? Ok, lo calcoliamo qual è il massimo valore della forza d'attrito. La forza d'attrito, anzi, fatemi fare prima un disegno. Il nostro libro si trova su un piano inclinato, ripeto, l'inclinazione alfa è di 25 gradi, qui c'è il libro. Allora, qui c'è il peso del libro, che è 26,4 newton,
e qui c'è la forza d'attrito statico, poi c'è la reazione vincolare. La forza d'attrito massima che può fermare o impedire il moto del libro, abbiamo visto che è il coefficiente d'attrito statico, in questo caso 0,51, per la reazione vincolare, la forza premente, che in questo caso è il peso per il coseno dell'angolo alfa. Sì, chiedo scusa. Quindi la forza d'attrito massima tra il libro e la superficie del piano vale 0,51 per il peso, quindi 26,4 newton, per il coseno di 25 gradi. E in totale abbiamo, allora, 0,51 per 26,4 per il coseno di 25 gradi. 12,2 newton. Ok? Quindi il libro rimane in equilibrio o no? Se la forza necessaria a mantenerlo fermo è di 11 newton, Ah, sì. certo, perché l'attrito massimo supera la forza che ci danno come sufficiente a tenerlo in equilibrio, e quindi rimane in lo libro rimane in equilibrio. Ok? Certo, scusami. Questa è maggiore di F, la forza necessaria all'equilibrio. Quindi l'attrito è efficace in questo caso. Ci sono domande? Ma se la forza per tenere in equilibrio il libro è 11, se Sì, la forza d'attrito è un. questa è la forza massima, quindi la forza massima che l'attrito può opporre al moto è di 12 newton. No, ho confuso È un il po' peso. come, non so se l'avevamo visto l'altra volta, se io prendo il piano inclinato e lo inclino di poco e ho attrito, il corpo sul piano non scivola, no? Perché l'attrito è sufficiente a mantenerlo dov'è. Quando invece l'inclinazione supera un certo valore, l'attrito ha meno efficacia, e quando la forza d'attrito è inferiore alla forza che tenderebbe a farlo scivolare, il corpo scivola, si mette in moto. D'accordo? Bene, direi che per oggi ci possiamo fermare qui.